Buonasera, grazie per la linea. Il biologo e ricercatore Samuele Venturini è già in collegamento con noi. Buonasera Samuele. Buonasera Samuele. Buonasera Sara, buonasera a tutti. Parliamo di due fenomeni che stanno caratterizzando un po' tutta la nostra penisola. Prima di tutto quelli della bassa marea che sono stati osservati in diverse regioni italiane, dal Veneto alla Romagna, alla Campania, alla Puglia. A che cosa è dovuto tutto ciò? Che cos'è innanzitutto la marea? Si tratta di un fenomeno oceanico rappresentato da movimenti di notevoli masse d'acqua. Quindi abbiamo un innalzamento di masse d'acqua sia alta marea e un abbassamento di quest'ultimo sia bassa marea. Pensa che il flusso, quindi la quantità di acqua che si può muovere, varia tra i 10 e i 20 metri di appunto altitudine. E la frequenza può essere giornaliera oppure può accadere per frazioni di giorno. Ma quali sono le cause? Beh, tipicamente sono quelle geoastronomiche, ossia dovute all'interazione gravitazionale che esercitano corpi celesti come la Luna e il Sole sul nostro pianeta, appunto. Ma sono causate anche da fattori geologici e geografici, per esempio la profondità del fondale, ma anche i fenomeni di subsidenza ed eustatismo, come Venezia, oppure bradisismo, come a Pozzuoli, e infine fenomeni meteorologici possono causare appunto le maree, o meglio esacerbare quello che poi causa la marea, ossia i venti e la pressione atmosferica, per esempio l'alta pressione. Pensa anche che le maree possono riguardare non solo gli oceani, ma anche la crosta terrestre e possono addirittura innescare terremoti, però parliamo di soprattutto microsismicità e anche eruzioni vulcaniche. Quello che è accaduto a Venezia, appunto, è una bassa marea eccezionale e il 17 febbraio di quest'anno ha toccato all'incirca meno 66 centimetri. C'è da dire però che in passato ci sono state punte anche di meno 83 centimetri nel 2008, meno 90 centimetri nell'89 e addirittura il record è del febbraio 1934 con meno 121 centimetri. Un altro fenomeno che preoccupa è quello della siccità. Sia dopo i fenomeni della scorsa estate, sia in previsione di questa estate, l'estate del 2023. Infatti, da alcune settimane su buona parte della penisola, non piove. Si parla di siccità invernale, quali potrebbero essere le conseguenze? Per siccità noi intendiamo periodi che possono variare da giorni, settimane, mesi o anche anni, in cui vi è una carenza di precipitazioni nevose o piovose. Per comprendere meglio questo fenomeno, effettivamente siamo in un periodo di siccità invernale, è molto importante fare un tuffo nel passato e quindi utilizzare la paleoclimatologia, che è una scienza proprio che si occupa di studiare gli eventi meteorologici e climatici precedenti, quindi della storia passata. E quindi abbiamo nei secoli precedenti degli eventi molto più forti rispetto ad oggi. Pensa solo che nel 1539, da novembre, vi furono mesi di siccità fino ad aprile del 1540. In Nord Italia e in Svizzera la maggior parte dei fiumi fu in secca e ci furono carestie, così come nel 1893, ricordato come l'anno più arido sia in estate che in inverno, oppure più recentemente 1976, i primi 6 mesi dell'anno non piovve, così come nell'80-81, parliamo del secolo scorso, e 88-89 vi furono appunto siccità dall'autunno alla primavera. Il peggiore in assoluto fu il periodo che va da agosto 1733 a maggio 1734, lì non piove proprio quasi mai, addirittura per 9 mesi. Ma perché accade ciò? Beh, si tratta di fenomeni appunto naturali dovuti all'alta pressione e agli indici teleconnettivi come Amo, Nao ed Enso, per citarne alcuni, o ancora alle eruzioni vulcaniche. Alcuni studi recenti hanno dimostrato come le mega siccità del passato fossero più lunghe e più appunto, notevoli, più intense rispetto ad oggi e come quelle moderne ricadano comunque nella variabilità meteoclimatica delle nostre zone. Una scoperta recente che hanno fatto dei ricercatori in America è stata quella di osservare una correlazione tra le acque di falda e le acque superficiali, ossia a causa dell'aumento dell'attività antropica e del prelievo di acqua di falda, alcuni fiumi, in base alle loro caratteristiche idrogeologiche, defluiscono sotto e quindi tendono a scomparire, cosa che può accadere anche da noi. Questo cosa ci dice? Che occorre ottimizzare le politiche
di gestione delle risorse idriche basate anche sulla conoscenza della paleoclimatologia e degli eventi appunto meteoclimatici. Grazie Samuele Venturini per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ridiamo la linea allo studio. Buona serata.